Andrea Damante e l'invito per Ignazio, Francesco Monte resta a guardare. Andrea Damante scrive un messaggio a Ignazio Moser, presto nuova uscita a 4 con Giulia Delellis e Cecilia Rodriguez. Si intensifica sempre più l'amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser. Dopo l'uscita a 4 con le rispettive fidanzate Giulia Delellis e Cecilia Rodriguez, l'ex tronista di Uomini e Donne ha scritto al ciclista. Più precisamente ha lasciato un messaggio al figlio di Francesco Moser su Instagram. Il DJ ha commentato uno scatto di Ignazio sulla neve, in questi giorni, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP è tornato a casa, in montagna, per dedicarsi ad uno dei suoi sport preferiti. Momentaneamente si è diviso dalla sua CQ, ancora parecchio indaffarata tra serate in giro per l'Italia e servizi fotografici. Ma cosa ha scritto il Dama a Ignazio? Ignazio Moser e Andrea Damante, presto sulla neve insieme. Ci vediamo sulla Saslong, ha scritto Andrea Damante a Ignazio Moser. Un commento che lascia pochi dubbi, i due si vedranno presto per fare una sciata insieme. Del resto l'ex tentatore di Temptation Island è un grande appassionato di sci e ogni anno si concede qualche giorno di relax ad alta quota. A quanto pare quest'anno sarà in compagnia di due nuovi amici, ovvero Ignazio e Cecilia. Senza dimenticare Giulia Delellis che, sebbene non sia avvezza a tuta e scarponi, è sempre lieta di accompagnare il fidanzato in queste avventure. Neve a parte, l'amicizia tra Damante e Moser sta diventando sempre più forte. Come la prenderà Francesco Monte? Quest'ultimo è da anni amico di Andrea e dopo un brusco litigio i due si sono riappacificati solo qualche mese fa, quando il pugliese è stato scaricato dalla sorella di Belen. Perché Andrea Damante e Francesco Monte avevano litigato. Tra me e Francesco c'è stato un misunderstanding di passaparola. Siamo sempre stati amici, è bastata mezza telefonata per chiarirsi. Lui è un bravissimo ragazzo, aveva spiegato Andrea Damante proprio a noi di Gossip. Questo rapporto resterà in piedi nonostante la nuova amicizia con Ignazio Moser? Chi vivrà, vedrà.